Un momento importante è quando si consegna un dono a dei bimbi che hanno anche qualche preoccupazione perché sono ricoverati in pediatria. Certo, è stato un onore poter sostenere la fondazione e aiutare i bambini che oggi magari vivono un giorno triste. Ecco. Come siete arrivati a questa scelta? Allora, la Fondazione Arezzo in Tour si è prefissa appunto per tutto il periodo di Natale con la città del Natale di far divertire tutti quanti i bambini, date le nuove normative, quindi visto che i bambini non possono magari arrivare da noi per non creare assembramenti, abbiamo deciso noi di andare direttamente in loco e consegnargli le calzine, quindi ci troviamo anche qui in uno dei punti dove speriamo di allietare i bambini con i chicchi della Befana. Quando si consegna delle calze è un momento felice. Sicuramente sì, per i bimbi è l'apoteosi della felicità, credo. Sentite, come state trovando l'atmosfera all'interno della pediatria? Perché anche i bambini saranno un attimo perplessi da tutto quello che sta succedendo. L'atmosfera si cerca di mantenerla allegra nonostante tutto, perché si tratta di bambini e quindi cerchiamo sempre di sdrammatizzare e fargli vedere le cose il più positivo possibile. Chiaramente con i genitori cerchiamo invece di essere più realistici. Voi infermiere siete in prima linea per quanto riguarda la gioia, la felicità, farli sorridere. Sì, ci si prova. È difficile riuscire a fargli percepire un sorriso da dietro le mascherine o comunque da dietro i camici, però i bambini sono così spontanei che riescono a captare un sorriso anche dagli occhi o da una parola detta in una determinata maniera, quindi insomma ci si sta abituando a comunicare anche così. Una calza è sempre un momento felice. Sì, l'Epifania è comunque il susseguirsi del Natale, è l'ultimo regalino, è comunque un gesto di vicinanza che durante il ricovero fa sempre piacere, quindi siamo contenti e vi ringraziamo sempre del pensiero, ringraziamo la donazione, chi ha fatto questo bellissimo gesto.